Buonasera a Francesco Maria Tedesco. A tavola con i libri intervistiamo diciamo per noi il professore di filosofia politica, poi nello specifico è dottore di ricerca in teoria e storia del diritto e altre specifiche. Ed è autore del libro Eccedenza sovrana, edito da Mimesis nella collana Filosofie nel 2012. E cominciamo con una domanda proprio semplice: com'è, professor Francesco Maria, che dalla teoria, dalla storia del diritto e poi dalla filosofia politica è approdato a scrivere questo libro dallo strano titolo Eccedenza sovrana? Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere poter discutere del mio recente libro. In realtà io mi sono occupato negli anni passati di soggettività giuridica e politica, in un primo tempo occupandomi di Hayek, che è un filosofo austriaco ed economista, al centro della cui filosofia e della cui concezione dell'ordine sociale stava proprio la questione dell'individuo. Il libro sui diritti, che è il secondo a cui peraltro forse lei faceva riferimento, è un libro nel quale discuto la questione della soggettivazione politica e giuridica degli individui, cioè come si arriva alla possibilità di rivendicare i diritti. E in quel libro sostenevo che a un certo punto ci si scontra contro la cosiddetta violenza simbolica o epistemica, cioè in realtà i soggetti non sono liberi di decidere della propria vita e quindi di prendere i diritti come strumenti di emancipazione perché sono presi in una nebbia fitta che è la nebbia del potere, la nebbia del dominio che viene in sostanza introiettata, cioè viene assorbita dai soggetti che vengono ventriloquati, cioè vengono parlati dall'esterno attraverso il dominio. Naturalmente questo invece, questo libro è il seguito di quel ragionamento ed è il seguito di quel ragionamento con riferimento forse a un soggetto già liberato o che comunque non ha bisogno di essere liberato in quanto fa venire fuori la propria animalità libertaria, diciamo. Si tratta di Barnardine, il personaggio di Shakespeare, che è un po' il trait d'union, il filo conduttore di tutto il libro. Sì, può accennare appunto allora a questa figura dove si gioca la sua teoria del riconoscimento tra i soggetti del dominio, del sovrano, dal re al prigioniero, a questo Bernardino. Sì, io sono stato incuriosito leggendo Misura per Misura di Shakespeare, da questa figura assolutamente marginale nell'opera. Opera che peraltro arriva a Shakespeare da un percorso molto particolare che promana dall'Italia, arriva poi in Inghilterra ed è la storia che tutti conoscono di un duca Vincenzio che non riesce più a governare la città di Vienna e allora lascia il potere ad Angelo, un suo luogotenente. E costui in realtà dal nome già avrebbe dovuto essere l'incorruttibile, appunto l'angelo, in realtà si dimostra tutt'altro. Dentro questa tragicommedia di Shakespeare, che non a caso peraltro particolare e assolutamente significativo, viene rappresentata dalla Kingsman, che era la compagnia di Shakespeare davanti a Giacomo I il 26 di dicembre del 1604, e dentro questa tragicommedia c'è il personaggio di Bernardino, che è un ubriacone, un avvinazzato, un assassino, che sta lì nelle carceri di Vienna da 9 anni e non ha mai tentato di scappare e non è mai stato liberato. Questo personaggio a un certo punto viene chiamato per essere ucciso perché la sua testa serve come sostituta della testa di un altro personaggio che è ben più eminente, che avrebbe dovuto essere ucciso, e lui bellamente si rifiuta di rispondere alla chiamata, si rifiuta di farsi decapitare e dice la prima cosa che risponde al potere, incarnato in questo caso dal carceriere, è che vi colga una peste alla gola.
Questa risposta naturalmente produce un effetto stranissimo, perché disarma, smonta le pretese potestative del sovrano. Cioè, quando Barnardin risponde così, il sovrano in qualche modo viene disarmato, cioè non viene riconosciuto nella sua capacità di imporre una pena, che è la pena capitale. Da qui si dipana un po' la teoria del libro, secondo la quale il potere, per esistere, ha bisogno di un riconoscimento da parte delle vittime, un riconoscimento che anche che si può verificare anche nel momento estremo, che è quello dell'esecuzione della pena di morte. C'è Baudelaire che a un certo punto nel suo Un cuore messo a nudo, nei suoi appunti, dirà: il condannato a morte deve amare, deve desiderare la pena, deve amare il suo carnefice. E questa appunto è l'idea che il potere non può esistere, non può sopravvivere, non può reggersi se non attraverso la glorificazione, poi ne parleremo, da parte delle sue vittime. Sì, perché l'aspetto violento del potere lo chiama eccedenza? Eccedenza sovrana. Sovrana è d'accordo rispetto al potere, ma eccedenza? Lo chiamo eccedenza e lo chiamo un potere eccedente, perché nella narrazione della modernità politica e giuridica possiamo far risalire l'idea della costituzione dello Stato, del vivere civile, alla fictio, alla costruzione narrativa di Hobbes, che a un certo punto ci dice: i soggetti, per paura di non essere uccisi nel proprio letto, si accordano per conferire una porzione della loro forza, della loro violenza a un sovrano che agirà nel loro bene, cioè nella difesa della loro vita. E in realtà la costituzione di questo potere si porta dietro, e facciamo un passo indietro, la costituzione di questo potere segnerebbe un argine tra un mondo selvaggio, diciamo, del bellum omnium contra omnes, dice Hobbes, cioè della guerra di tutti contro tutti, di un homo homini lupus, secondo la formula più famosa, a una versione invece razionale dell'ordine politico, nella quale il sovrano prende la spada, sottrae la violenza ai cittadini che prima nello stato di natura la usavano liberamente uno contro l'altro, la sottrae ai cittadini e ne fa monopolio dell'esercizio della forza, monopolio legittimo. E perché eccedenza? Perché questa trasformazione, questo passaggio, in realtà è un passaggio che si porta dietro un resto, che allo stesso tempo è anche uno scarto, che sarebbe quello della violenza. In realtà quest'idea di uno stato razionale costituito per garantire l'incolumità dei cittadini si porta dentro una minaccia sempre latente, che è la minaccia dell'uccisione appunto attraverso la pena di morte. Quindi il potere che si costituisce in questo modo è un potere che in realtà nasconde un'eccedenza che rischia sempre di venire fuori. Nelle prime pagine del libro ho posto come esergo una frase di Pierre Klossowski, da Sade prossimo mio, che dice: lo Stato repubblicano pretende di esistere per il bene pubblico, ma pur essendo evidente che non può far regnare il bene, nessuno sospetta che nella sua profondità conservi i germi del male, dice Klossowski, e parla di una minaccia perpetua, il male che può esplodere a ogni istante, sebbene non esploda mai. Questa è un po' l'immagine appunto che io delineo nel libro, l'immagine del potere sovrano, l'immagine di una violenza rattenuta, frenata, ma che questo freno costituisce sempre una minaccia perpetua di sfrenamento di quel potere. Sì, lei a questo proposito parla addirittura più che di teologia politica, di teurgia, ovvero di un operato, diciamo, insomma, del divino in terra. E può precisare qualcosa intorno a questa teurgia per lei e, diciamo, alle due teologie politiche più discusse in questo periodo, che sono quella di Smith e quella di Agamben? C'è qualcosa che si connette, che va oltre? Sì,
Allora, diciamo, io uso l'apparato teurgico, diciamo. Allora, innanzitutto definiamo che cos'è la teurgia per chiarezza con chi ci ascolta. Teurgia è sostanzialmente quel meccanismo che prevede che la divinità venga restaurata o addirittura instaurata attraverso le opere dei suoi fedeli. C'è un passo di Agamben che a un certo punto dice: ma se Dio fosse pieno di gloria, che bisogno ci sarebbe di glorificarlo continuamente? E da lì, naturalmente, si apre alla concezione gnostica, ma anche cabalistica della sapienza ebraica, secondo cui appunto Dio in realtà ha bisogno della glorificazione, ha bisogno della glorificazione, cioè ha bisogno di una risposta affermativa da parte dei suoi sudditi. Dimmi che mi ami, a un certo punto racconta Derrida, dimmi che sono l'unico per te. E questo naturalmente si vede anche nella vicenda di Abramo, che nessuno ha analizzato in chiave teurgica, e che io, che non sono religioso e non sono fideisticamente votato a difendere nessuna causa, ho utilizzato appunto, forse scandalosamente, nel senso che Abramo come teurgo è appunto un'interpretazione, a mio avviso, abbastanza scandalosa e originale. Ecco. La teurgia politica è l'idea che il sovrano, così come Dio, e quindi il sovrano è Dio, è in filigrana, dietro Dio sta la sovranità, il sovrano abbia bisogno dell'obbedienza dei propri sudditi. Questo ce lo racconta peraltro in modo molto chiaro, ma sempre celato, sempre nascosto, un lampo sinistro della modernità politica, che è Étienne de la Boétie, che ci racconta come la servitù sia una servitù volontaria, che in realtà non fa che in questo modo rafforzare il potere, costruire il potere e costituire appunto il potere politico, o quantomeno restaurarlo, cioè confermarlo nella propria potenza. E quindi teurgia politica è questa idea che la sovranità ha bisogno del riconoscimento delle proprie vittime per poter operare. Senza riconoscimento la sovranità crolla come crollerebbe un mostro d'argilla. C'è un bel passo nel processo di Kafka, che è uno dei libri più interessanti per chi si occupa anche di potere, che è il capitolo dedicato al Duomo, quando Joseph K entra nel Duomo e viene chiamato dal prete. Viene chiamato dal prete, e a un certo punto lui sta per uscire e c'è proprio questa dinamica di risposta e di riconoscimento al potere. Joseph avrebbe potuto uscire dal Duomo senza nessun problema, invece a un certo punto, sentendo la chiamata, si sente in dovere di girarsi, e in questo modo, girandosi, non fa che confermare di essere soggetto a quel potere, che poi è il potere del tribunale, diciamo. Sì, allora si può fare una connessione tra l'eccedenza sovrana e la verità sovrumana o divina teorizzata anche da Jung, per esempio. Vanno assieme, cioè come dire, il teurgo inventa il suo Dio per far digerire ai sudditi questa verità e la dà come verità divina. Non so Ma, se. sì, no, è chiaro. In realtà il rapporto è dialettico. In questo io mi sono rifatto a Hegel. In realtà Hegel però non ci dice niente sulla relazione di riconoscimento tra lo Stato e il cittadino. Con una battuta potremmo dire che per Hegel l'individuo non deve sapere, diciamo, che lo Stato è lì e che deve semplicemente aderire, diciamo, a questa dimensione. In realtà, e appunto il rapporto è dialettico, cioè il rapporto è un rapporto reciproco di riconoscimento. Io nel libro parlo di un saggio degli anni 70 di Althusser, in cui Althusser racconta, che si chiama Ideologia e apparati ideologici dello Stato, in cui Althusser racconta di come avviene la soggettivazione, che è opportuno chiarirlo, è un termine ambiguo, perché segnala da un lato il diventare soggetto autonomo,
e dall'altro però la soggezione, cioè quindi soggettivazione è un termine ambiguo che in italiano viene reso con un unico termine, soggetto appunto, ma che può essere soggetto in quanto sottoposto, subordinato e soggetto in quanto titolare, per esempio il soggetto di diritti. Althusser racconta di come avviene questa soggettivazione con la metafora, con la similitudine del poliziotto che ti chiama per la strada. Nel momento in cui tu ti giri a quel "he vu la ba" di cui parla Althusser, è in quel momento che diventi soggetto, appunto nel doppio significato però. E qui sta secondo me l'importanza e la chiave di questa questione, cioè questo diventare soggetto in quanto autonomo e diventare soggetto in quanto assoggettato. Per cui il rapporto è reciproco, cioè il soggetto ha bisogno dello Stato e lo Stato ha bisogno del soggetto. Non si tratta, in altri termini, di una costruzione feuerbachiana, no? Cioè, in realtà è l'individuo che crea il proprio Dio, che è un fantoccio, ma si tratta di uno Stato che effettivamente è esistente, e che però ha bisogno del riconoscimento, così come l'individuo ha bisogno del riconoscimento dello Stato. A proposito della citazione di Feuerbach, dove l'individuo si forgerebbe un dio fantoccio, pur non arrivando a questo, si può dire che la costruzione del potere nell'Occidente, perlomeno, è una finzione? È una finzione necessaria o è un'altra cosa? Arriverebbe a tanto? No, in realtà non è una finzione perché il potere è ben reale. Diciamo che il potere quando chiama e chiama per uccidere è un potere ben reale. Io nel libro non parlo, questo mi è stato anche rimproverato da qualche amico che si occupa anche della violenza, diciamo, economica delle multinazionali, eccetera, ma il libro è sostanzialmente sulla pena di morte e sul potere di uccidere da parte del sovrano. Naturalmente poi da qui si allarga una riflessione più generale sulla natura del potere, però direi che per questo aspetto il potere non è affatto una finzione, non scherza, non è neanche una costruzione, cioè il potere è ben incarnato, diciamo. Non so se vi ricordate, quando l'ex presidente degli Stati Uniti Nixon fece quell'intervista con Frost, il giornalista. A un certo punto Frost, per stanarlo, perché Nixon era un oratore straordinario, un grande volpone della politica, per stanarlo gli disse: "Ma allora quello che ha fatto lei è illegale." E Nixon rispose: "Se lo fa il presidente degli Stati Uniti d'America, non è illegale." Siamo negli anni 70, quindi è la riproposizione della teoria del sovrano legibus solutus, cioè pari pari, quindi diciamo il potere è ancora questo. Naturalmente poi è chiaro che il potere si dipana in mille rivoli, in mille direzioni e si scioglie in mille rivoli si sovrappone il potere dell'Europa rispetto al potere della sovranità nazionale, eccetera. Però pensare in termini di rizomaticità, diciamo, del potere tout court, secondo me, non è realistico. Il potere è ancora incarnato e anche incarnato in alcuni soggetti, non solo in termini istituzionali, ma soggetti proprio in termini di persone, individui. E come leggere allora questi paradossi del, chiamiamolo così provvisoriamente, del bestiario della politica? Anche un attimo fa, lei a proposito di Nixon ha detto che è un volpone, no? Com'è che legge il contributo di Jacques Derrida, no? Che cita nel suo libro, cioè era la bête et le souverain, la bestia e il sovrano, che poi insomma diventa una cosa sola nel libro, non arriva praticamente, non, possiamo dire che non arriva a distinguerlo. È per quello che le ho posto per un'altra via la questione se sia una finzione, ma se per parlare del potere dobbiamo parlare di vari animali fantastici, come anche il Leviatano, no? Perché non sarebbe, perché non avrebbe una base fantasmatica, no? Una base di finzione?
data come necessaria, perché io ripeto la domanda e mi scuso, ma è rispetto a questa elaborazione del sovrano che è anche bestia, oltre che divino, tra l'altro. No, no, ma no, è molto chiaro, avevo colto la domanda, e in realtà Derrida gioca molto con questa analogia tra il sovrano e la bestia. C'è un altro saggio che lui intitola Le Souverain Bien, il sovrano bene, no? E che poi anche lì parla appunto della bestia, eccetera. C'è questi due volumi del suo seminario, uno degli ultimi. Non a caso l'ultimo dei seminari di Derrida è proprio sulla pena di morte, è stato appena pubblicato, credo, da Yaka Book. Sì, io riprendo questa metafora per trattare in realtà di Hobbes, perché sì. Nel 600 si gioca questo rapporto tra l'umano e l'animale, tra il razionale e l'irrazionale. Non sono io che descrivo la bestialità in termini di razionalità, è la metaforologia politica seicentesca e poi anche successiva che descrive la bestialità come irrazionalità. Quello che fa Derrida è invece legare questo elemento della irrazionalità all'elemento della razionalità. È come se parlassimo dello sgorbio che sta contenuto dentro la macchina di Maelzel, cioè dentro la macchina che gioca a scacchi di quel racconto di Edgar Allan Poe, che è una perfetta macchina, in realtà appunto espressione della razionalità, espressione del meccanicismo più puro, ma che in realtà dentro la quale si nasconde un nano, uno sgorbio che sa giocare benissimo a scacchi e che inganna tutti. Ecco, questo è un po' la sovranità, cioè questa apparente razionalità, questo apparente perseguimento del bene, che in realtà dentro il quale in realtà si nasconde un'anima oscura, che è appunto l'anima dell'animalità. Tant'è che appunto Derrida dice Dio e bestia, cioè non copula, ma Dio contro bestia versus Dio e bestia. E si interroga su perché l'uomo e il sovrano e Dio siano sempre stati descritti nel doppio senso, nel senso di perfetta e piena razionalità e anche però nel senso di una più bruta animalità. Ora Hobbes predilige diciamo l'aspetto razionale, predilige la macchina, però, parafrasando ancora Derrida, non fa che produrre in questo modo una sorta di macchina morta, una macchina di morte, dice Derrida. Ecco, quindi è un po' su questa dicotomia, che non è una dicotomia, che si gioca questa problematica. Tant'è vero che Schmitt, per sottrarre questo elemento di animalità, quando parla del Leviatano, dice vabbè, ma Hobbes in realtà ha usato l'immagine del Leviatano perché questa sua metafora è dovuta al buon humor inglese, dice Schmitt. Perché naturalmente Schmitt non ha interesse a raccontare che davanti alla faccia di morte della sovranità ci sta questo drappo barocco che Hobbes descrive. E strappare questo drappo barocco significa smascherare la sovranità per come essa è, cioè per come essa è animale e insieme divina, perché qui non c'è una demonizzazione del potere tout court, qui c'è soprattutto riportandolo ai giorni nostri, c'è il discorso di una sovranità che eccede e che quando eccede, cioè quando richiama quello scarto che aveva sopito, che aveva nascosto, occorre che l'individuo metta mano a una forma di resistenza, che l'individuo dica ok, finora ho sopportato perché tu sei stato buono, ma adesso che vuoi revocare in azione quel resto, quello scarto che ti porti dietro, io ti fermo in qualche modo e mi riprendo una porzione di quella violenza che ti ho ceduto. È pensabile rispetto a questo, dove anche il prigioniero si prende parte di questa eccedenza, no? C'è anche nelle rivoluzioni popolari, se le possiamo chiamare così, no? Ci sarebbe una sovranità eccedente del popolo. Ecco, mi chiedo se in quel qualche modo in cui
si tenta di reagire, non ci sia una direzione intellettuale che va verso una, sembra impensabile oggi, verso una sovranità che non ha nulla dell'eccedenza violenta, che non ha nulla dell'eccedenza bestiale. Non è questo la democrazia, ma diciamo che la democrazia è il falso nesso di questa questione, cioè di un vivere in cui la sovranità non è tolta, ma non è attribuibile a dei soggetti che possano eccedere. Sì, diciamo che questo è proprio il plesso problematico della modernità, nel senso che quando i federalisti americani si interrogano su quale forma di democrazia utilizzare per un grande paese, scelgono la democrazia rappresentativa che in qualche modo segue la parabola della formazione dello Stato attraverso i vari autori, alcuni dei quali abbiamo già menzionato. Diciamo che oggi è più che mai attuale la domanda: perché obbedire al potere politico? La questione che oggi è sempre più attuale in Italia, in Europa, nelle democrazie occidentali è perché obbedire e anche perché morire per il potere, no? Una volta la legittimazione politica derivava anche da quel to die for, il morire per la patria, morire in guerra, eccetera. Oggi questa domanda, questa questione è profondamente rimessa al centro del dibattito, tant'è che si discute, in Italia c'è anche qualche tentativo, forse maldestro, di ridiscutere questa faccenda della democrazia rappresentativa, ma non è solamente un'esigenza italiana, è un'esigenza delle democrazie occidentali di rimettere al centro il soggetto e di dire ok, io ho per molto tempo demandato, delegato la porzione di violenza che avevo, la porzione di forza che avevo, l'ho delegata al potere sovrano, ho detto al potere sovrano prendila tu questa porzione di violenza in modo che tu la possa utilizzare per proteggermi. Questa finzione, diciamo, la finzione di uno Stato repubblicano, per riusare le parole di Klossowski, che tende al bene ma che in realtà conserva i germi del male, è finita. Cioè questa finzione di uno Stato che tende al bene, diciamo, al bene dei soggetti, o alla giustizia se volete, è una finzione che è profondamente in crisi, per cui occorre ridiscutere quali sono i poteri degli individui rispetto a quello Stato. Faccio un esempio per andare sul concreto. Se un soggetto vede violati i suoi diritti umani all'interno dello Stato di appartenenza, una volta l'unico suo orizzonte era quello della sovranità statuale. Oggi quel soggetto si può accedere, può adire corti internazionali che possono addirittura dar ragione al soggetto contro il suo Stato di appartenenza, contro lo Stato del quale quel soggetto è cittadino. E sembra forse una cosa trascurabile, ma non lo è, perché questo scardina quel paradigma westfaliano che voleva come unico soggetto delle relazioni internazionali lo Stato sovrano, lo Stato nazionale. Da tempo non è più così, e quindi bisogna capire qual è il potere del soggetto dentro e contro lo Stato, ma anche nel contesto delle relazioni internazionali, dove il soggetto non è più semplicemente il cittadino di ogni Stato singolo del pianeta, ma il soggetto è anche in qualche misura un soggetto autonomo rispetto allo Stato di appartenenza. Tutta questa questione è naturalmente una prateria sconfinata da percorrere per riuscire a capire quella soggettività che cosa vuol dire e quella porzione di violenza che si vuole revocare in azione da parte del soggetto, fino a quando si può revocare in azione. Bene, io la ringrazio, professor Francesco Maria Tedesco, di questa bella conversazione ricca, densa, e auspico che ci siano anche altre occasioni per parlare di queste cose, che non è che ci sia proprio sempre la possibilità di esprimersi su questo, insomma. Io che ringrazio voi. Alla prossima.